Allora, volevo sapere, ci troviamo appunto in compagnia di Sergio Zambon, volevo capire quali sono le coordinate di questa nuova rinascita. Beh, le coordinate progettuali sono l'evoluzione di questo nome attraverso la sua grande invenzione che fu il pigiama palazzo negli anni 60, ma che conserva una contemporaneità anche oggi. Per esempio il suo lato maschile è una cosa molto contemporanea. E il lavoro progettuale è tutto più sull'evoluzione che la rivoluzione, sia del marchio che dell'invenzione stessa. E molti si sono ispirati in queste ultime collezioni che stiamo vedendo in questi giorni a Milano in passerella a dei fantastici anni 70. Che cos'è che accomuna voi stilisti nel ricordo di questo periodo passato? Ma diciamo che secondo me la cosa che mi viene subito in mente è il fatto che quegli anni furono anni di grandi invenzioni e come io penso che le vere invenzioni non succedano spesso, quindi possono avere una vita lunga. Penso che sia proprio quello, erano anni in cui sono cambiate molte cose con invenzioni vere e le invenzioni vere rimangono per molto. Il tuo progetto riguarda anzitutto l'ambito stilistico e a livello di business, di marketing, quali sono i nuovi orizzonti della Maison? Beh, a livello di business e di marketing io lì insomma preferirei che parliate con la proprietà del marchio, che è qui. Perfetto, è in programma anche una collezione maschile? No, al momento no. Ok, grazie, arrivederci, grazie.